Cari amici, ben ritrovati. Milan, Milan, sempre con te. Ecco qua, dopo l'anteprima, avete capito già, parliamo questa volta di Milan, che ieri nella cornice, seppur ormai surreale, come da un paio di mesi, in quel di San Siro, chiusa ai tifosi. Si è disputata per i rossoneri la seconda amichevole pre-campionato contro il Monza, gara che io ora voglio, cioè, voglio cercare di parlare più da amante del calcio che da tifoso milanista. Devo dire, cari amici, che il Monza mi ha dato un'impressione buona, positiva. Ci sono giocatori di valore, anzi, mi auguro che ci riescano al salto di categoria dalla Serie B alla Serie A, quindi la grande scalata che ricordiamo il Monza, seppur non è stato possibile finire il campionato di Serie C con avente diritto dal primo posto già ormai dalle prime giornate di campionato, è passata appunto di diritto nel campionato che ha detto di Serie B. E speriamo di vederla quanto prima in Serie A per far sì che Milan-Monza, Monza-Milan diventi una partita di Serie A. Allora, gara che innanzitutto ha visto nel primo tempo già 3 gol. Calabria ha siglato con un bel tiro all'angolino al sesto minuto, il momentaneo 1-0. Poi Finotto, che mi ha fatto davvero una buona impressione, come anche altri giocatori dal Monza, ha pareggiato momentaneamente al 23esimo, al 40esimo Daniel Maldini con un gran bel tiro slancetto al palo destro, ha portato il punteggio e chiuso il primo tempo sul 2-1 al 40esimo. Nel secondo tempo, ovviamente, girandola di cambi e sostituzioni, partiamo dagli ospiti. Monza che ha fatto entrare Machin, Donati, Di Gregorio, Scaglia, Barilla, Fossati, Gilozzi, Mosti, Rigoni, Anastasio. Il Milan invece Diaz, questo giovane proveniente dal Real Madrid, Castillejo, Colombo, Kalulu, Laxalt, Pobega, Michelis, Krunic al 46esimo. La vittoria del Milan è giunta, la vittoria sicura del Milan è giunta tra l'89esimo e il 92esimo con le reti di prima di Kalulu, poi di Colombo, ovviamente, beh, ora diciamocela tutti, il risultato non poteva essere mai in discussione. Però ricordo a tutti, visto, penso come me, amanti del calcio, che mercoledì 9 settembre ci sarà il sorteggio del calendario di Serie B 2020-2021, visibile anche in chiaro su Rai Sport. Speriamo che anche di riuscire a gustarci subito anche Monza Lecce, che sarà anche una bella sfida, eh? Quindi poi vabbè, Monza Pescara, Monza Cittadella, Monza Frosinone, Monza Chievo. Comunque è una buona squadra Monza. Mi auguro per lei, ho detto, che raggiunga subito la Serie A. Per quanto riguarda il Milan, sicuramente in difesa deve coprire un po' di più, deve mettere un po' di più la coperta, anche perché a parte la prossima amichevole contro il Vicenza, poi verranno i tempi difficili, e sì, perché toccherà a noi affrontare lo Shamrock Rovers per il secondo turno preliminare di UEFA Europa League,
Poi, in caso di speriamo del passaggio d'autunno, affronteremo un'altra avversaria che, seppure sia sempre straniera, ma mai dire che qualsiasi avversario sia facile, perché non è così. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione. Quindi già vi ho detto, ci vediamo sempre nell'arco di questa giornata tra un paio di orette. Sicuro ho detto il video sulla gara di Formula 1, sul Milan femminile, e forse penso dopo quei due basta, o al massimo un video sul tennis, su Berrettini. Vediamo un po'. Bene, grazie a voi tutti e buona domenica e alla prossima. Ricordiamoci sempre: viva lo sport, ma lo sport degno di essere chiamato sport con la S maiuscola. Quindi ci vediamo presto, sempre qui, i soliti canali YouTube e Facebook. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao amigos, ciao!